Ragazzi, ciao a tutti, sono Mamati e indovinate un po' dove sono? Sono nel bagno di casa Missy, dentro la doccia c'è Martina, ovviamente non ti prenderò Martina, c'è Leon seduto nel WC e Martina nella doccia perché siamo appena tornati dallo splendido Lido dove andremo tutte le estate che poi nei prossimi video vi faremo vedere. Ok, siamo a casa e oggi... Come Martina, scusa, c'è Martina che mi parla dalla doccia. Come? Ok, ok. Tranquilla, tranquilla. Sì, ok, tranquilla, fatti la doccia. Sbrighiamoci perché oggi abbiamo molte cose da fare. È già tardi, è tardo pomeriggio, dobbiamo andare a cenare. Sbrighiamoci. Leon, ti sbrighi che ci dobbiamo fare la doccia. Dai, basta con questi videogames, basta, sbrigati che dobbiamo andare a farci la doccia. Siamo tutti fatti di sabbia. Mannaggia. Martina, ti sbrighi nella doccia? Bestiamo, tutto a posto. Allora c'è Martina nella doccia. Aspetta che prendi i bambini, ragazzi. Aspetta, stacca. Spiegiamoci. 5 minuti dopo. Ok, ragazzi. Ok, ho fatto uscire Martina dalla doccia. Martina, stai tranquilla, ok, ragazzi. Allora, state tranquilli. Allora, papà sta andando a prendere la macchina. Adesso facciamo un giro fuori perché potrebbero esserci altre scosse. Non vi preoccupate, bambini. Allora, ragazzi, gli ho messo gli accappatoi. Mi devo sbrigare. Nel frattempo, papà Salvo sta prendendo la macchina fuori. Così magari un attimino andiamo in uno spiazzale, andiamo in una piazza, perché le scosse sono abbastanza forti. Io devo asciugare un attimino i bambini urgentemente e dobbiamo subito andare. Dobbiamo subito andare, ragazzi. Mamma, sbrigati a prendere i miei vestiti. Tranquilla Martina, ci metto meno di un secondo, ok? Voi restate qua, tranquilli, mi raccomando, state tranquilli, però dovete stare tranquilli perché se avete paura ci facciamo prendere dal panico ed è peggio. In queste situazioni, ragazzi, bisogna mantenere la calma, ok? Io ho tutto sotto controllo, salgo su, prendo delle magliette, dei pantaloni e delle coperte. State qui, ok? Vado. Nel frattempo papà Salvo sta prendendo la macchina, sta sistemando tutte cose, ok? Ok, eccomi qui nella stanza dei bambini. Allora, ragazzi, mi devo sbrigare prima che ci sia un'altra scossa. Allora, questi pantaloni, questa maglietta per Leon, va bene. Ok, poi che altro? Prendiamo una magliettina, una cosa veloce per Martina. Ok, ragazzi, non posso prendere tutto, devo mantenere la calma. Ragazzi, devo sbrigarmi. Ok, maglietta, pantaloni, qualche pantalone per Martina. Ok, adesso vado. Ok, grazie. Devo prendere anche delle coperte per andare fuori. Andiamo in una piazza qui fuori. Ok, ci sono. Tranquillo Leon, tranquillo. Vieni qua Leon. Vieni. Mettiamoci qua, dai, vestiamoci che ce ne andiamo. Adesso Martina, che succede? Stai tranquilla. Oh, ma sono caduta, mi sono fatta male. Marti, vieni. Andiamo. Allora, ragazzi, adesso ci vestiamo ed usciamo, ok? Forza, mettiamoci le cose, dai. 5 minuti dopo. Ok, ragazzi, ok, vi ho vestiti. Ok, siete tutti vestiti? Stai tranquilla, adesso c'è papà Salvo fuori che sta prendendo tutto l'occorrente per andare a passare la nottata fuori. Mamma, le coperte le hai prese? No Martina, hai ragione, non le ho prese, devo salire su e andare a prendere le coperte, ok? Le ho dimenticate Martina, ok, salgo sopra. Ma state tranquilli, Leon, non devi avere paura, no, devi restare qui con tua sorella. Mamma, aspettate, vediamo dove è papà. No. Allora, facciamo una cosa. Ragazzi, mi dovete aiutare. Dovete restare un attimino qua. Leon, stai tranquillo. Va bene, andiamo. Martina, aspetta un attimo qui. Andiamo, Leon, andiamo. Saliamo.
Andiamo a prendere le coperte. Stai tranquillo, sei con la mamma, non ti può succedere nulla di male, ok? Andiamo, prendiamo le coperte. Aspettami qui. Leon, non chiudere per nessun motivo le porte, perché chiudere le porte è molto pericoloso, in quanto potrebbero restare incastrate, ragazzi. Quindi, ok, tieni, qui c'è una coperta. Tieni, Leon, andiamo. Ragazzi, sentite i boati dell'Etna, li sentite? Adesso vi faccio vedere l'Etna in eruzione. Aspettate un attimo. Allora, apro la finestra. No, allora, di qua, da questa parte, non si vede molto. È lì che sta fumando, ma non si vede perché ci sono gli alberi a coprire. Comunque, ragazzi, io devo mettere in sicurezza anche gli animali. Allora, noi qui siamo abituati a questo tipo di situazioni, però ovviamente ogni qualvolta succedono ci spaventiamo. È naturale avere paura, è normale, ma le paure vanno affrontate, ok? Andiamo, Leon, stai tranquillo, scendiamo. Martina, tutto ok? Martina. Sì, amore, ci sono piccole scosse, ma stai tranquilla che adesso usciamo fuori. Dai, mettiamo le scarpe. Dai, 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 su, 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 su. Dai, Martina, andiamo. Ragazzi, ma paura, ecco, ok, con la paura non andiamo da nessuna parte. Allora, ragazzi, mettete le scarpe, Martina. Ma... No, no, ragazzi! Ragazzi! Ragazzi, sono qui! Martina! Martina, vieni qua! Mamma, ci sono altre scosse, penso che ho paura! Martina, vieni, vieni, Martina, vieni. Amore, stai tranquilla. Ok, adesso apriamo la porta e usciamo immediatamente senza scarpe, senza niente, va bene? No, ragazzi, ragazzi, si è incastrata la porta. No, ragazzi, ragazzi, la porta è incastrata, non so cosa sia successo. Martina, dobbiamo provare a scendere da sotto. Vieni, non andiamo, 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 ragazzi, proviamo. Che mi sono rotto il ginocchio. Ma come ti sei rotto il ginocchio, Martina? Proviamo a scendere da qua sotto, dai, 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 dai. Io ho molto paura. Ti sei fatta male, ti sei fatta male, ragazzi, sei anche fatta male nel frattempo. Andiamo. Stai tranquillo, stai. No, non ci voleva, ragazzi. Martina è anche zoppa, vieni, andiamo. Ragazzi, dobbiamo uscire immediatamente da questa casa, ok? No, dobbiamo scendere da qua, dobbiamo provare se da qua, dall'ingresso secondario, riusciamo ad uscire. Ok, adesso accendo le luci. Ragazzi, forse è saltata la luce pure qui. Leon, per cortesia, seguitemi, perché no, niente da fare, raga. Raga, allora siamo anche al buio sotto. Sicuramente c'è stato un cortocircuito. State tranquilli, è mancata la luce sotto, ma lì c'è un altro ingresso. Ok, adesso proviamo a uscire da quella parte. Venite, venite qui, vediamo se c'è la chiave. Ragazzi, è tutto al buio, siamo al buio. Vediamo un po'. No, no, ragazzi, qui il cancello è chiuso e non so dov'è la chiave. Allora, innanzitutto dobbiamo anche mettere al sicuro gatito. Ragazzi, io non so come fare ad uscire da qua. Riproviamo. Usciamo dalla finestra, usciamo da sopra, dalla finestra. Ritorniamo su e usciamo dalla finestra, ragazzi. Ragazzi, com'è che non ci ho pensato prima? Ci siete? Martina, Martina, dai. Mamma, ma tu sei sicura che riusciremo ad uscire da questa casa? Io secondo me no. Ma certo che riusciremo ad uscire, andiamo. Che ci mancherebbe, dai, forza. Okay. Adesso provo anche a chiamare papà Salvo. Ragazzi, sbrigatevi perché ci sono altre scosse, sbrigatevi. Dai, usciamo dalla finestra, ragazzi. Ragazzi, per fortuna da questa parte c'è il giardino. Ok, potremmo aprire questa finestra e scappare da qui. Ok, va bene. Ok, ragazzi. Ok, benissimo. Allora, fuori è tutto buio. Allora, c'è Brenda. Ragazzi, dov'è papà Salvo? Dai, Martina, dai. Dai, scavalca da qua. Dai, 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 dai. Dai, che papà è fuori. Non ci sta sentendo. Forse non sta riuscendo. Dai, ragazzi. Dai, forza. Dai, scavalchiamo, dai. Sali sulla finestra, andiamo. Qui siamo a pieno terra, quindi da qua possiamo scendere, dai. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo. Mamma, io ho paura, dammi la mano. Martina, stai tranquilla, qui c'è il giardino, dai. Dai, dai, dai. Vieni, Leon, vieni, vieni, vieni. Andiamo, 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 andiamo. Ah, ecco qua. Piatti finiti. Adesso devo... Ho fatto cielo. Ho fatto cielo. Amore, non ti preoccupare, adesso passa, adesso passa. Stai tranquilla, stai tranquilla. Aspetta. Non ho paura. È tutto finito, usciamo. Usciamo. Stai tranquilla, stai tranquilla. Allora,
Allora, un attimino, innanzitutto, stai tranquilla amore, innanzitutto devo chiamare papà Salvo, devo chiamare i nonni perché hanno il leonno e devo sapere se è tutto a posto e dopo vi spiegherò. Allora, un attimino, prima chiamiamo. Pronto, mamma Claudia? Sì, sì, c'è stato nascosto, sì, sì, tutto a posto da voi leonno? Ok, ok, grazie a Dio, ok, volevo accertarmi che fosse tutto a posto. Sì, qui da voi al momento sembra tutto regolare, però ci siamo spaventati moltissimo. Un attimino che chiamo papà Salvo, ok, ci sentiamo dopo. Grazie. Chiamo anche papà Salvo e vediamo se anche da lui è tutto a posto. Salvo, sì, esatto, è stato il terremoto, tutto a posto? Va bene, ok, sì, ci sentiamo dopo. Sì. Stai tranquilla, ok, mettiti qua. Allora, intanto, ragazzi, aspetta, spieghiamo cosa sta succedendo, ok? Allora, in poche parole, noi qui abbiamo una zona sismica, perché abbiamo l'Etna, ok? Siamo in Sicilia, abbiamo l'Etna, che ogni tanto, purtroppo, ci fa di questi scherzetti. Adesso andiamo a verificare fuori, vediamo cosa, se ci sono dei danni, vediamo se forse è l'Etna che sta... Ci mettiamo nel terrazzo così forse ci sentiamo un po' più al sicuro. Aspetta, prendiamo delle coperte e i giubbotti, ragazzi. Allora, ho preso una coperta nell'eventualità che dobbiamo restare fuori in macchina per qualche oretta. Oh, santo cielo, si è fatta una crepa! Una crepa, ragazzi. Ragazzi, si è fatta una crepa. Scusate, sono un po' agitata, ok? Noi sì, è vero, siamo abituati a queste cose, però ogni tanto queste scosse sono davvero forti e ci mettono un po' di paura, ok? Andiamo Martina, mettiamoci le scarpe, andiamo fuori e ci mettiamo un attimino. Stai tranquilla, amore. Oh, un'altra scossa. Va bene Martina, dobbiamo uscire. Dobbiamo andare nel terrazzo, fuori. Dobbiamo uscire un attimino e allontanarci dalla casa. Mamma, perché è successo? Amore, perché succede? Perché purtroppo siamo la Sicilia è tanto bella, ma purtroppo a volte ci fa un po' spaventare. Succedono queste cose, ok? Ma non ti preoccupare. Perché mamma ti ha tutto sotto controllo. Vabbè, lo spero. Mi sta sciul. Andiamo, amore, vieni qua. Mettiamoci un po' fuori. Allora, allontaniamoci il più possibile dalla casa innanzitutto. Mettiamoci lontano. Allora, ragazzi. Eh sì. Allora, da quella parte c'è l'Etna, ma da qui non si vede molto. Quindi abbiamo praticamente l'Etna in eruzione. E dobbiamo valutare un attimino se ci saranno altre scosse. Ragazzi, è crollato anche il muro. Guardate, questo è appena successo. Va bene, io direi di andare da quella parte. Mettiamoci qui Martina, che siamo abbastanza lontani dalla casa. Allora ragazzi, sono appena scattati tutti gli allarmi, ok, c'è una piccola emergenza e sono tutti un po' spaventati. Martina, ti sei tranquillizzata, amore? No, ma cosa ci può succedere? Allora, in realtà Martina, adesso non ci può succedere più nulla perché siamo fuori casa, stai tranquilla e comunque la nostra casa è solida, stai tranquilla, magari si è sgretolato un po' il muro, può capitare con queste scosse, però stai tranquilla che fra poco passerà tutto, ok? Noi ragazzi siamo anche abituati a convivere con questa cosa, no? E quindi sappiamo un po' gestire la situazione. Ma il mio cellulare dov'è? Ragazzi, ho dimenticato il cellulare dentro. Martina, devo rientrare. No mamma, io non voglio entrare. Va bene Martina, aspetta un attimo qui, vado dentro io, ok? Aspetta un attimo qui, vado dentro io. Sto tornando. Ragazzi, qua è caduto il quadro, è caduto tutto, tutti i barattoli. Comunque devo cercare subito il telefono. Allora, dove l'ho lasciato? Eccolo! Ragazzi, c'è un messaggio. Un messaggio della Protezione Civile. Dice di andare nella piazza più vicina con la macchina. Ok, ragazzi, prendo Martina fuori e andiamo subito nella piazza. 5 minuti dopo. Allora, ragazzi, mamma T e Martina Missy sono in macchina. Ragazzi, c'è un ingorgo. C'è tutto bloccato. Ok, il caos. Noi ci siamo appena messe in macchina con Martina. Mamma T e Martina Missy sono in macchina. Abbiamo anche messo gli animali in sicurezza. Ok, ci tengo a precisarlo. E adesso stiamo andando verso la piazza. Adesso ragazzi andremo anche a vedere a che punto è l'Etna con la sua eruzione. E vediamo un po' quello che succederà. Mamma, ho paura. Voglio papà.
Martina, adesso ci raggiungeremo anche con papà. Stai tranquilla che adesso fra poco ritroveremo il fratellino e anche papà e staremo tutti insieme, ok? 5 minuti dopo. Allora ragazzi, ci siamo appena messi in macchina e stiamo andando verso la piazza. Stiamo attraversando il paese e abbiamo visto che è già tutto crollato. Guardate, guardate ragazzi. Ragazzi, ci sono un sacco di crepe. Ci sono già delle case con delle crepe e la situazione è veramente bruttissima. Allora, io devo girare a sinistra per prendere la strada che ci porterà alla piazza. Ragazzi, è incredibile, è incredibile. Il terremoto ha creato un sacco di crepe nelle case. Qualche cornicione è crollato, è caduto qualche tetto. Ragazzi, guardate, guardate lì, ragazzi, guardate lì. Ragazzi, avete visto? Avete visto là sopra? No, raga, è crollato tutto. No, ragazzi, ragazzi, io devo fare strada, rientro in macchina e devo fare strada verso la piazza. Ragazzi, come potete vedere, qui è tutto crollato. Oddio, ci sono un sacco di crepe. No, ragazzi, guardate qua. Oh, santo cielo. È una situazione incredibile. No, ragazzi, guardate. Qui è crollato addirittura tutto. Ragazzi, guardate. Ragazzi, qui è pericolosissimo, dobbiamo andare. Oh, santo cielo. Guardate cosa ha fatto il terremoto. No, ragazzi. No. Ragazzi, la cosa incredibile, la cosa incredibile è che ho appena visto una casa addirittura del tutto crollata, ok? Adesso ve la faccio vedere, ok? Ve la faccio vedere. Non vi preoccupate, ok? Perché dentro non c'è nessuno. Qui ci sono i vigili che si stanno assicurando che dentro non c'è nessuno, ok? Quindi state tranquilli, non c'è nessuno, però purtroppo la casa è tutta crollata. Ora ve la faccio vedere. Ecco qui, mi sto avvicinando. Aspettate ragazzi un attimino che mi avvicino un po' di più per vedere questa casa che è crollata del tutto. Oh, santo cielo, non lo so se potete vedere che qui c'è un casino, proprio tutto crollato, tutto diroccato, e purtroppo questo è stato causato dal terremoto, da queste scosse. Eccoci qua, ok, è anche molto pericoloso stare qua vicino, non posso rimanere più di tanto, devo allontanarmi perché ci dicono là sotto ci sono i vigili. Aspettate, vi faccio vedere, c'è un macchinario, la gru, non so come si chiama, da quella parte, non so se vedete, ok? E mi devo allontanare perché stare qui sotto è molto pericoloso, cioè non si può restare qua sotto, ci dicono di spostarci, ok? Quindi io adesso mi sposto da qua e vado in macchina da Martina e andiamo verso la piazza, ok? Mi raccomando, restate con noi. Ragazzi, guardate, anche la chiesa è crollata, anche la chiesa, addirittura è crollata la chiesa! No, ragazzi, ragazzi, io sono sconvolta, io sono veramente sconvolta, sono troppo sconvolta. Martina, sto arrivando, Martina è in macchina ed è molto spaventata, ma non voglio farle vedere queste cose. Guardate, guardate, lì c'è proprio un buco! Ok, ragazzi, mi metto in macchina e speriamo che non ci siano altre scosse, andiamo verso la piazza e speriamo che tutto vada bene, speriamo che tutto vada bene! Ragazzi, un'altra casa crollata, guardate! Guardate, qui è proprio tutto crollato! Ci sono tutte le macerie, ragazzi! Oh, santo cielo, dobbiamo scappare! 5 minuti dopo. Allora, ragazzi, ci siamo fermate, ok? Martina si è tranquillizzata. Martina, per favore, saluta i cuoricini perché sicuramente si stanno preoccupando. Cuoricini, ora siamo in una piazza, quindi mi sento più al sicuro. Però mi manca tanto papà, e anche le nonne, e anche i nonni. Sì, Martina, stai tranquilla, tra poco ci rincontreremo. Martina, io intanto scendo e prendo Martina. Allora, ragazzi, stanno per arrivare i carabinieri, i pompieri, la protezione civile. Noi siamo qui in questa piazza con Martina e tra poco dovrebbe arrivare papà Salvo. Ragazzi, la situazione è molto critica, molto. Io credo che oggi ormai staremo qui e stanotte dormiremo in macchina, ok? Abbiamo portato una coperta, ve la faccio vedere. Abbiamo portato una coperta e adesso
ci metteremo in macchina e aspetteremo che arriverà papà salvo e Leon, ok? Stacca un attimo, sono troppo preoccupata, stacca! Ragazzi, scusate, però non è una bella situazione, ok? E speriamo che passi in fretta. Ok, mi raccomando, iscrivetevi al canale, stateci vicino. Io sono sicura che andrà tutto bene, ok? Martina Missy è insieme a mamma T e non le succederà nulla, ok? Martina, fino a che sei insieme a me, ti assicuro che non ti succederà nulla, ok? Martina, stai tranquilla. Mamma, lo so che tu mi proteggi. Ragazzi, Martina è molto stanca perché oggi si è ritirata da scuola e non ha neanche riposato. Adesso la metto un po' in macchina e vediamo se si addormenta un po' nell'attesa che ci raggiunga papà salvo. Ok ragazzi, Martina si è addormentata come vi ho già detto e forse inizia a intravedere papà salvo, ok? Si sta per arrivare papà salvo, ok? Lo vedo da là. Ah, ecco. Cuoricini, avete sentito questi rumori? Sono i boati! I boati dell'Etna! Eh sì, è da un po' che l'Etna sta eruttando pesantemente! Vabbè, cuoricini, ma qui ci siamo abituati, sono cose giornaliere. Va bene, ragazzi, mi sbrigo perché devo andare a prendere fra un pochettino Martina e Leon a scuola, ok? Va bene. Ci vengono a prendere. Sto sentendo un'altra scossa. Voglio la mamma, voglio la mamma. Ragazzi, ma guardate, guardate che casino, guardate, è crollato tutto, Vado a controllare fuori se è tutto a posto. Gli animali, devo controllare gli animali. Ragazzi, venite, venite. Sì, tranquilla, tranquilla. Ok, adesso vengo, tranquilla. Ragazzi, c'è la vicina là sotto che sta scappando. Mi sta dicendo di uscire di casa perché hanno detto al telegiornale che ci saranno altre scosse. Ma io devo chiamare immediatamente la scuola di Martina e di Leon. Ok, vado a cercare il telefono. Ecco qui. Ragazzi, vedi, infatti, cuoricini, c'è un messaggio dalla scuola. Ok. Evacuazione, venite a riprendere immediatamente i vostri figli a scuola. Ragazzi, ragazzi, devo scappare immediatamente a scuola da Martina e andare a prendere Martina e Leon, ok? Sto andando, sto andando. Giulia, 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 meno male che sei venuta. Ok, oddio, oddio, tu l'hai sentito? L'ho sentito, ma dobbiamo prendere le bambine, ci dobbiamo sbrigare. Sì, sì, è stato fortissimo, ragazzi. Ok, sta stando fortissimo. Facendo la guerra alla scuola, ok? Ok, sono lì, guarda, andiamo a prendere. Bambine, non vi preoccupate, adesso le vostre mamme sono qui. Sono qui, tranquille. Andiamo, io prendo la mia macchina, sì. Tu prendi la tua, ci vediamo al rifugio. Sì, brava, ci andiamo. Vediamo al rifugio dove c'è la protezione civile e ci sta facendo radunare tutti lì, ok? Cuoricini, state tranquilli, anche stavolta ce la faremo, almeno spero. Dai, scappiamo, andiamo. Alessandra, che cosa ci fai qui? C'è terremoto. C'è terremoto, è vero, ma la tua mamma dov'è? Non lo so, sono scappata. Amore, ma stai tranquilla. Guarda, è lì, è lì. Vieni che ti ci accompagno, scusate, cuoricini, accompagno questa povera bimba dalla mamma. Ovunque. E adesso, mamma Giulia, da quale parte andiamo? Non so dove dobbiamo andare, ma dobbiamo andare a prendere le macchine, per forza, dobbiamo cercare di arrivare al rifugio. Sì, hai ragione, dobbiamo arrivare a questo rifugio, per forza, necessariamente. Mamma Giulia, però,
C'è un problema! Io devo andare da quella parte, perché l'asilo di Leon è da quella parte, quindi io devo andare a prendere a Leon prima di che possa lasciarlo in asilo! Devo andarlo a recuperare! Facciamo una cosa, mamma, Giulia, tu vattene da quella parte, che io inizio a scendere di qua, troverò il modo di passare in qualche modo! Va bene, vai, ci vediamo dopo! Ok, andiamo! Ok, ragazzi, sono riuscita a recuperare anche il piccolo Leon! Ma mamma! C'è il terremoto, amore mio, stai tranquilla, vai dietro con la sorellina, mettiti là, dai, vieni qua, che stai qui dietro, ti leggo e ce ne andiamo subito e scappiamo. Ragazzi, sono molto agitata, scusate, sono agitatissima. Ok, ragazzi, i bambini sono in sicurezza. Guardate, stanno già iniziando ad arrivare le prime autoambulanze per i primi soccorsi. Mamma, io ho molta paura, dove stiamo andando? Ragazzi, stiamo scappando perché qui crolla tutto, ragazzi. Allora, mamma ti adesso deve mantenere la calma, ok? Sto portando Martina, Missy e Leon in salvezza. Stiamo andando verso il rifugio dove anche mamma Giulia con Sophie e anche il piccolo Diego sta proseguendo, ok? Siamo andati a recuperare tutti i nostri figli perché qui intorno a noi sta crollando tutto. Ci sono più scosse di terremoto, ok? Qui siamo in Sicilia e come sapete c'è l'Etna che purtroppo provoca spesso di questi terremoti molto gravi e pericolosi. Bisogna stare molto attenti e bisogna mettersi subito in sicurezza, ok? Io adesso sto proseguendo per questa strada, ma qui vedo tutto bloccato. No, ragazzi, forse devo girare. Ragazzi, ho troppa paura, si sentono anche dei boati fortissimi. Guardate quel palazzo che sta crollando. Santo cielo, speriamo che dentro non c'erano delle persone. Comunque, Martina, Leon, mi sa che dobbiamo proseguire a piedi, perché qui ci sono le strade tutte bloccate, sta frenando tutto. Ragazzi, dobbiamo proseguire a piedi. Adesso lascio la macchina ovunque. Adesso lascio la macchina qui in mezzo alla strada e scappiamo. No, mamma, perché dobbiamo camminare a piedi? Io sono molto stanca. Mamma, io ho paura. Lo so, Martina, anche io. Guardate qui, ragazzi, guardate qui. C'è il muro tutto rotto. Guardate che cosa è successo qui. Dobbiamo andarcene a piedi, dobbiamo scappare a piedi. Ragazzi, lasciamo la macchina qui e proseguiamo a piedi. Dobbiamo trovare il rifugio. Vieni qua, Martina, dobbiamo trovare questo rifugio e dobbiamo continuare a piedi. Ho la coperta, stai tranquilla, amore, che ce la faremo, dai. Così raggiungiamo anche mamma Giulia, Sofì e Diego. Vieni qua, Martina. Ascolta, adesso devi stare vicino alla mamma, va bene? Va bene. E devi essere una bambina forte, va bene, amore, per come lo sei, ok? Stai tranquilla, che mamma ti cercherà di risolvere tutto. Oggi io ho tanta paura. Guardate, passano velocissimo le macchine, stanno scappando tutti, stanno salendo verso il rifugio. Guardate questa famiglia addirittura con il furgone. Stanno cercando anche loro un posto dove ripararsi. Allora forse Martina, dobbiamo andare da quella parte, ok? Seguiamo quelle poche macchine che stanno andando da quella parte. Ma forse si stanno fermando lì. Oh, santo cielo! Sono lì, sta per crollare un altro palazzo. Martina, andiamo da questa parte. Scappiamo. Cuoricini, avete appena visto? Quella casa lì è crollata alle nostre spalle. Per un pelo non c'è finita addosso. Martina, stai molto attenta. Qui è pieno di sassi. Ragazzi, è caduto tutto. Guardate che cosa è successo. È crollato tutto, massi e sassi da tutte le parti. Martina, stai attenta, stai molto attenta. Mamma, è molto pericoloso! Lo so, Martina, ma non c'è alternativa! Dobbiamo necessariamente passare da questa parte, ok? E finalmente forse troveremo la strada più facile da percorrere. Ma se non attraversiamo questa zona, non riusciremo mai a passare dall'altra parte. Quindi mi raccomando, facciamo attenzione, ok? E a poco ce la faremo. Dai, vieni Martina. Dai, forza! Dai, Martina, forza che ce la facciamo! Ragazzi! Oggi fa anche molto caldo, ma io ho dovuto portare questa coperta di lana molto pesante, perché se passeremo la notte fuori, ok? Ok, dovremmo coprirci in qualche modo. Forse dovremmo dormire per strada con questa coperta. Ragazzi, lì vedo un tunnel e dobbiamo passare proprio da quella parte per arrivare al rifugio. Però vedo una casa diroccata, ma dobbiamo entrare. Martina, sei pronta? Mamma, ma dobbiamo entrare e passare in questa casa. Io ho un po' di paura. Sì, Martina, è l'unica possibilità che abbiamo di salvarci, ok? Dobbiamo attraversare quella casa lì diroccata per passare dall'altra parte della strada. Dai, facciamo attenzione, facciamo piano, facciamo attenzione e addentriamoci. Venite, bambini, fate piano, ok? Entriamo piano, ma guardate qui è tutto di
distrutto! È tutto distrutto! C'è qualcuno! Guardate l'armadio, tutto distrutto! Qui dentro non c'è più niente, soltanto macerie! Chissà chi c'era in questa casa! Martina, stai attenta lì! Ok, guardate il tetto, guardate! E vediamo cosa c'è da questa parte! Ah, addirittura la porta distrutta! Piano, piano, fate piano! Ragazzi, torniamo indietro! Da qua non si può passare! Usciamo, 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 usciamo! Usciamo da qua, usciamo, scappiamo da questa parte! Scappiamo, ragazzi! Ragazzi, scappiamo! Da qua non si può andare da nessuna parte, andiamo! Saliamo queste scale. Vediamo dove ci portano. Ok, allora, fatemi riflettere un attimo. Da quella parte è tutto crollato e non possiamo andare. Da quella parte neanche. Dritto, neanche. E da quella parte devo andare, io non lo so. Per arrivare in rifugio dobbiamo salire quella montagna, ok? E quindi, in teoria, Martina, dovremmo andare da quel lato. Adesso provo anche a chiamare a mamma Giulia, vediamo se mi risponde. Mamma, non ce la faccio più io. Sono stanchissima. E i piedi mi fanno malissimo e le gambe mi fanno malissimo. È da un'ora che corriamo. E ancora non ci siamo ancora. Rifugiati. Sono stanchissima. Martina, Martina, hai ragione, hai ragione. Ma tu sei forte. Devi ripeterti in continuazione che sei forte. Cuoricini, cuoricini, mi raccomando, ok? Sto per farvi una richiesta molto, molto importante che ci porterà molta fortuna. Lasciate almeno 2000 like a questo video, ok? Così forse riusciremo a salvarci. Ma che dice 2000 like? 100.000 like! Venite, venite, bambini, da questa parte. Andiamo. Santo cielo, qui è tutto diroccato. Guardate lì, è crollato tutto. Guardate, ragazzi, in quella casa prima ci abitavano delle persone, addirittura con dei bambini. E adesso lì è tutto crollato, li hanno fatti evacuare, sono scappati, come del resto noi, stiamo ancora scappando. Mamma, 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 hai chiamato mamma Giulia? È vero, è vero, hai ragione, aspetta. E dov'è il cellulare? Non lo trovo più. Forse l'ho perso. Giulia! È vero, Martina, è vero! Non abbiamo modo di contattarla e quindi l'unica cosa che ci rimane da fare è proseguire da quella parte. Andiamo, venite! State attenti perché potrebbe crollarci un pezzo di tetto sulla testa! Andiamo, Martina, andiamo! Facciamo molta attenzione! Mamma, mamma, io stato, non ce la faccio più a correre. Lì c'è una fontana qua alta. Sì, Martina, è vero, lì c'è una fontana. Ma noi dobbiamo sbrigarci, non possiamo perdere tempo qui a bere. Se io non bevo, io non ce la faccio più a correre. E va bene, hai ragione. Ok, andiamo a bere, però veloci, sbrighiamoci. Vai, bevi, bevi. Dai, sbrigati, sbrigati. Dai, Martina, andiamo, andiamo, che è troppo tardi. Andiamo, 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 perché va a finire che veramente bloccano tutte le strade e noi non riusciamo più a passare da nessuna parte. Scendiamo, scendiamo, presto. Santo cielo, stanno suonando anche le campane, questa è un'emergenza. Martina, facciamo una cosa, ok? Andiamo di nuovo verso la macchina, ok? E vediamo se riusciamo a prendere quella strada là sotto. Andiamo. Ragazzi, dobbiamo trovare un'altra strada, ok? Adesso mi metterò a inseguire quel furgone, ok? Possibilmente da quella parte c'è la strada giusta per arrivare finalmente al rifugio dove saremo salvi e dove un elicottero ci verrà a recuperare. Oh, santo cielo, guardate! Ragazzi, ragazzi, sta succedendo una cosa incredibile, ragazzi, ci sono incendi da tutte le parti. Allora, cuoricini, io sono mamma T e lei Martina Vissi. E qui con noi c'è anche Papà Salvo. Allora, cuoricini, ci siamo appena messi in macchina. Ciao, cuoricini. Qui c'è Papà Salvo e qui c'è Martina Missi. Ecco già qui il primo incendio, ragazzi, il primo incendio. Guardate, ragazzi, la situazione è veramente troppo critica, ragazzi. Ragazzi, guardate, guardate, ha preso fuoco questa casa. Allora, ragazzi, qui oggi la situazione è veramente drastica. Non stiamo scherzando, non è uno scherzo, ok? Tutte le campagne della nostra zona hanno preso fuoco. Sono tutte cose incendiate. E ha preso anche fuoco il luogo dove c'è l'asilo di Leon. Per fortuna Leon oggi è a casa dei nonni, ma anche dove, come vi ho spiegato prima, dove c'è la casa dei nonni, sono successi degli incendi, ok? Ragazzi, c'è una situazione incredibile. Ma non si può stare, io non so se voi state... Guarda, cotto, no, vabbè, ragazzi, ragazzi. Questa casa è... Mamma mia, ancora lì c'è fuoco.
ancora lì c'è fuoco, ragazzi. Ragazzi, è tutto incendiato. Allora, purtroppo per arrivare a casa dei nonni dobbiamo attraversare questi incendi, ma dobbiamo andare a recuperare Leon e anche i nonni, ok? E metterli in sicurezza. Guardate, la polizia passa. Ragazzi, la situazione è troppo pessima, veramente. Ma ancora c'è fuoco. Ancora qua c'è fuoco. Ma ti faccio vedere. Oddio, ragazzi, guardate. No. Ragazzi, qua c'è un sacco di fuoco ancora. Qui è proprio tutto incendiato. Mamma, io ho paura, ma i nonni e Leon, della nonna e il nonno stanno bene. Di Martina, sì, Martina, tranquilla, per fortuna stanno bene loro, ok? Adesso li andiamo a recuperare. E... non si respira, ragazzi, non si respira. Ancora il fumo continua a uscire, ok? Gli incendi continuano ad espandersi perché c'è vento, ragazzi, c'è vento e gli incendi, ci sono un sacco di pompieri, personale, polizia municipale, vigili, polizia che cercano di spegnere questi fuochi. La situazione è veramente critica. Ragazzi, sono stati evacuati un sacco di persone. Salvo, ma non puoi prendere un'altra strada, papà Salvo? Dobbiamo passare per forza da qua per andare dai nonni. Ma guarda, tutto incendiato. Sì, tutto, guarda quella casa! Anche pericoloso avvicinarsi, anche per dare una mano, anche per dare aiuto, è pericoloso avvicinarsi, ragazzi. C'è polizia che passa da tutte le parti, guardate qua. Siamo sommersi alle fiamme. Ragazzi, sotto cielo, guardate là sopra! Là sopra ci sono ancora incendi! Papà Salvo, ma non si può scendere da qua! Non si può scendere da qua! Non lo so, dobbiamo andare da un'altra parte! Mamma di, siamo bloccati! Madonna, oddio! Che cosa è successo? Questa è tutta la terra bruciata! Ancora ci sono incendi! Ragazzi, un incendio è partito da là! È partito da là e sta scendendo! Sta andando verso casa dei nonni! Eccolo qui alle mie spalle, io non so se sentite lo scoppiettio. Comunque ci dobbiamo sbrigare. Sali, mamma di, prima che arrivano le fiamme. Dobbiamo cambiare strada perché qua sta scendendo questo fuoco e dobbiamo cambiare strada. Mamma, io sto avendo paura, ho paura. Martina, stai tranquilla che adesso papà Salvo riesce a trovare la strada giusta. Tranquilla, amore, tranquilla. Sì, qua dentro ci sono case tutte bruciate, tutte bruciate. Le case qui sono state tutte evacuate, non c'è più nessuno là dentro, li hanno messi tutti in sicurezza. Santo cielo ragazzi, guardate qua, no! Papà Salvo! Cos'è successo? Ragazzi, qua una catastrofe, addirittura quella casa lì è proprio stata bruciata del tutto. Guardate. Ancora qua c'è fumo. Ragazzi, tutto bruciato, ragazzi! No, povere persone che stavano lì, adesso non hanno più una casa. C'è un incendio da questa parte. C'è un incendio anche da questa parte. Ragazzi, guardate, ci sono anche i pompieri qua. Qua è successo un altro incendio. Qui c'è un altro incendio e ci sono i pompieri. Ci sono i pompieri che stanno dando aiuto e stanno cercando di sbloccare le fiamme. Quel casolare ha preso tutto fuoco, è caduto anche il tetto, è crollato il tetto. Se poi non si respira. Ci stiamo intossicando tutti quanti, qua non si respira. Amore, come va? Marti, come va? Ci vogliono le mascherine qua, ci vogliono. Va bene, papà Salvo, io direi di svoltare di qua a sinistra e forse di qua riusciamo ad arrivare a casa dei nonni. Sì, perché sì, da sì. Questa parte non si può andare di qua, c'è un altro... Da questa parte c'è un altro incendio ancora, guarda, proprio a casa di queste persone. Ragazzi, guardate. Ragazzi, vedete le mie spalle? Questa casa ha appena preso fuoco e qui c'erano delle persone, le hanno fatte evacuare, sono scappati, poverini. Per fortuna lì dentro non c'è più nessuno, però guardate la casa, è stata distrutta dal fuoco. Ragazzi, oggi è una tragedia, veramente, ok? Allora, noi dobbiamo riuscire a recuperare subito il nostro Leon. Papà Salvo, sbrighiamoci, andiamo, perché sono troppo preoccupata. Ci dobbiamo sbrigare perché è veramente troppo pericolosa questa situazione, cuoricini. Io non ho mai assistito a qualcosa del genere in tutta la mia vita. Ragazzi, guardate, quella è la collina di Citrezza. E continua a fumare, a prendere fuoco. Papà Salvo, sbrighiamoci. Ragazzi, stanno passando anche i carabinieri, guardate. Dobbiamo trovare la strada per riuscire a recuperare Leon. È tutto bloccato, okay. È tutto bloccato. Oddio.
crollata, ragazzi, qua è crollato tutto, ragazzi. Ragazzi. Ragazzi, stanno arrivando video sul cellulare di tutti gli incendi che ci sono nella zona. Ma non solo qui dove abitiamo noi, anche nella parte di Siracusa, quindi nella Sicilia del sud. Papà Salvo, gira di qua, gira di qua, sbrigati che devo scendere dalla macchina, sbrigati che devo scendere dalla macchina, devo andare a prendere Leon. Martina, Martina amore, adesso la mamma scende un attimo e deve attraversare un pochettino una strada dove c'è un po' di fuoco. Non ti preoccupare, devo arrivare al portone di Leon e devo recuperare Leon, ok? E anche i nonni, devo recuperare Leon e anche i nonni e li portiamo a casa nostra dove ancora, per fortuna, il fuoco non è arrivato. Amore, stai tranquilla, amore, dai, sbrigati, papà Salvo, da questa parte, dai, che siamo quasi arrivati, dai. Siamo arrivati. Vai, Tiziana, vai, vai, sì, vai. Sì. Vado a prendere subito Leon, vado a prendere Leon. Papà, ma la mamma ora può morire. No, amore, stai tranquilla, la mamma ora va a prendere Leon e torna subito, non ti preoccupare, stai tranquilla, amore. Si risolverà tutto, è soltanto un brutto incidente. Papà, ma è anche la nostra casa piena di fuoco? Amore, sì, anche vicino a casa nostra. La nostra casa, grazie a Dio, no. Però lì in zona ci sono un sacco di incendi anche. Non come qui, perché qui proprio è il centro del fuoco. Non si è capito come mai questo fuoco si è stato appiccato. Però amore, stai tranquilla, che noi ci salveremo, perché noi siamo la famiglia Missy e la famiglia Missy non molla mai, tu lo sai, vero? Ragazzi, sono riuscita a prendere Leon. Ragazzi, mi sono preoccupata tantissimo. Nonna Claudia e nonno Arturo non hanno voluto lasciare la loro abitazione. Però io ho preso Leon per portarlo a casa con noi, ok? Così staremo tutti insieme e la famiglia Missy finalmente riunita. Bambini, non vi spaventate. Non vi spaventate, tranquilli amori, andrà tutto bene, tranquilli, non vi dovete spaventare, con voi ci sono mamma T e papà Salvo, state tranquilli. Presto, presto, le fiamme stanno arrivando anche alla strada di fronte. Andiamo, 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 corri, corri. Ragazzi, guardate che cosa è successo a questo camion! Si è bruciato del tutto, ragazzi! Questo è dove vendevano la frutta. È incredibile, questo è il camion della frutta. Era un negozio in realtà. Era un negozio pieno di frutta. Tutto bruciato. Qui ci sono altri pompieri. Mamma mia, guarda, stanno cercando di salvare delle persone. Stanno cercando di salvare delle persone. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Papà Salvo, stiamo restando anche a piedi con la macchina. Guarda, guarda, siamo proprio okay. A zero di benzina. Guardate, ci sono tutti i rifornimenti spenti. Ci sono i rifornimenti spenti perché tenerli accesi è pericoloso. Io, fra l'altro, ho un mal di testa e sto cercando una farmacia aperta. Vediamo se forse questa qui. Ho trovato questa farmacia aperta. Comprare qualcosa per il mal di testa perché mi sta scoppiando la testa con tutto questo fumo. Ragazzi, sono appena uscita dalla farmacia e mi sbrigo ad andare verso la macchina. Ho comprato le compresse per il mal di testa e mi sbrigo ad andare verso la macchina perché ancora gli incendi continuano a devastare una città. Ragazzi, grazie a Dio abbiamo trovato il rifornimento aperto e adesso almeno faremo benzina per non restare a piedi. Ancora non abbiamo trovato la strada per riuscire a tornare a casa, perché nel frattempo che siamo andati a prendere Leone, da dove siamo scesi è scoppiato un altro incendio, quindi non stiamo potendo ritornare dalla stessa strada. Grazie, mi sto sentendo. E devo cercare di mantenere la calma per i bambini. Tranquilla Marti, tutto a posto, Marti, tranquilla. Ragazzi, è da un'ora che stiamo girando, è un'ora che giriamo e praticamente no, ragazzi, non stiamo potendo tornare a casa. Allora è successo una cosa, mi ha chiamato la vicina, sono tutti fuori da casa nostra, noi abbiamo i cani lì e li stiamo andando a recuperare. Non è uno scherzo ragazzi, guardate qua, ci stanno bloccando, non ci fanno neanche passare. Non ci fanno neanche passare. Digli, devo andare a prendere i cani, porca miseria, dobbiamo andare a prendere i cani. Mi scusi, io devo andare alle mille. Devo prendere i cani, c'ho i cani a casa, mi hanno chiamato, mi... Qua sono subito, io devo prendermi i cani e basta, andare. Mi devo prendere i cani. Dai, forza, forza, passiamo. Ragazzi, siamo quasi arrivati a casa e sto andando a prendere i cani e ci stiamo mettendo fuori con i cani, ok? Dai, dai, forza. Amore, tranquilla, niente, c'è un po' di fuoco e dobbiamo prendere i cani che sono rimasti a casa. Li dobbiamo far uscire. Ragazzi, siamo dentro casa e stiamo bagnando tutto perché dobbiamo mettere in sicurezza la casa con tutti gli animali dentro, quindi stiamo cercando di bagnare tutto.
siamo colmi di cenere dappertutto. Dai papà Salvo, dai, cerchiamo di bagnare tutto così. Bambini, state calmi per favore, ok? Ragazzi, là sopra c'è il fuoco, qua siamo tutti fuori a bagnare le case. Leon, stai fermo là, bambini, state fermi là. Quello è tutto bagnato, ragazzi, quello è tutto bagnato. Il piccolo Leon sta collaborando, amore mio, amore mio. Amore mio, sta collaborando, vita mia. Ragazzi, forse si sta spegnendo, speriamo. Ragazzi, qua la situazione è drammatica, veramente. Siamo dovuti uscire di casa perché le fiamme sono arrivate praticamente qui vicino. È arrivata qualcosa nell'occhio e è la cenere che c'è nell'aria. Ragazzi, a me manca anche la voce. Talmente il fumo che abbiamo respirato con mamma Tia e i bambini. No ragazzi, allora ascolta, dobbiamo salire da quella parte, stacca. È un ambeggiante qua. Oddio ragazzi. Oggi vi sveleremo tantissime cose della nostra famiglia, ok? E per iniziare vi dobbiamo dire che la nostra casa si sta deteriorando, sta del tutto crollando, ok? Noi abbiamo avvisato più volte la padrona di casa, ma la padrona di casa non ci vuole sistemare la casa e ci ha detto esplicitamente che ce ne dobbiamo andare. Io sono molto dispiaciuta di lasciare casa mia. Anche perché, cuoricini, non sappiamo dove andare. Ragazzi, questo è un bel problema davvero. Come possiamo fare? Martina, se qualcuno di voi ha una casa e ci potete ospitare, per favore scrivetelo nei commenti. Hai sentito? Sì. Ma che cosa è stato? Ragazzi, devo andare a controllare fuori. Abbiamo sentito un rumore fortissimo. Martina, resta qui. Non ti muovere, anche tu Leon. Non vi muovete perché può essere veramente pericoloso. Ma voi cuoricini, lasciate almeno 1000 like a questo video. Ma che dico, 2000. Vado a controllare fuori, ok? Vado. Aiuto. Cuoricini, avete visto che cosa è successo? Santo cielo, è crollato tutto il muro! No, vabbè, ragazzi, guardate qua. Brenda, stai lontano perché potrebbe essere molto pericoloso, eh? No, ragazzi, guardate qui questa fessura, questo muro si è spaccato tutto, si è aperto tutto quanto e addirittura si potrebbe cadere là sotto. Guardate ragazzi, tutto il muro, ecco! Che cosa era stato questo botto fortissimo? È la casa che sta crollando! Ragazzi, guardate qua! Una cosa incredibile! Ragazzi, noi dobbiamo scappare da questa casa, ce ne dobbiamo andare immediatamente! Guardate qua! Ragazzi, tutto questo perché la padrona di casa non ha mai voluto sistemare tutte queste cose, ok? Guardate qua! Ragazzi, qui è pericolosissimo. Devo entrare dentro e devo mettere in sicurezza Martina e Leon. Ah, ma io devo chiamare anche la padrona di casa, perché lei deve venire a sistemare. Martina! Che c'è, mamma? Allora, che è successo? E che è successo, Martina? È crollato tutto il muro, tutto sta crollando, tutta la casa, Martina. Martina, noi dobbiamo andarcene via da qua, ok? Ma prima devo chiamare la padrona di casa, perché stavolta sono veramente incavolata, oh? Adesso io la chiamo e le faccio vedere quello che sta succedendo. E lei me lo deve sistemare. Sì, mamma, di Ewan. Adesso mi sente. Sta squillando. Ah, adesso mi sente. Ma chi c'è là? Martina, aspetta un attimo perché sto vedendo qualcuno dietro il cancello che sta spiando, ok? E forse mi sembra di aver capito chi è. Mamma T! Mi apro, sono la signora Nancy Svalle! Ah, ecco! A lei cercavo! Signora Nancy Svalle! Proprio lei, ok? Adesso lei deve venire a guardare questa casa, a vedere che cosa sta succedendo e mi deve sistemare tutta la casa, ok? Perché io non ho intenzione di andarmene se lei prima non mi sistema la casa, perché io non ho dove andare con i miei figli, ok? Io devo stare qui e lei mi sistemerà la casa. Si accomodi. Buonasera.
avanti. Buonasera. Immagino abbia sistemato già tutto, vero? No, guardi, io non ho sistemato proprio niente. Lei ha proprio una faccia tosta a presentarsi qui. Io non ho sistemato proprio niente. Mamma mia, io le ho mandato pure lo sfratto. Lo sa che se ne deve andare via. E lo so che lei mi ha mandato lo sfratto, perché lei è una... Non lo dico, ok? Non lo dico prima che mi sentano i vicini. Per favore, mamma mia, non facciamo sceneggiate qua fuori, che ho una reputazione da... difendere. Da difendere. Sì, si accomodi che adesso gliene dico quattro io a lei. Venga, che adesso gliene dico quattro. Oh, mamma mia, ma qui è ancora tutto come ho lasciato. Ma lei non ha sistemato proprio niente. Lei non ha capito che deve essere sfrattata. Se ne deve andare. Io chiamo la polizia. Vuole vedere che io chiamo subito la polizia? Senta, intanto si calmi, ok? Che ancora questa è casa mia e lei dentro casa mia e sta facendo degli urli, ok? Ben poco graditi, ok? Questa non è più casa sua, perché lei se ne deve andare. Se ne deve andare. Ascolti, io me ne vado quando lei mi sistema la casa. Io non devo sistemare niente, lei se ne deve andare, punto e basta, capito? Guardi, io non me ne posso andare da un momento all'altro. Io ho due figli, ho i cani, ho il gatto. Dove dovrei andarmene con i figli? Ma cosa mi interessa a me? Ma secondo lei a me mi interessa qualcosa? Dove se ne va? Ma se ne vada... non lo so, se ne vada in macchina. Si sistemi in macchina con i suoi figli. E secondo lei io mi metto a sistemare questa casa per una famiglia così? Certo, io la casa la sistemo, ci mancherebbe, ma poi entrerà gente per bene. Gente a posto. Ma come si permette? Ma come si permette? Come si permette? Io sono una persona educatissima, ok? E anche i miei figli siamo tutti educati. Ah, ma stai calma, perché veramente lei si meriterebbe uno... Si meriterebbe veramente di quanto è maleducata. Guardi che cosa sta facendo. Adesso io le faccio vedere. Ma come si permette, cuoricini? Ma vi rendete conto? Lasciate almeno 1000 like a questo video, perché oggi veramente io combino un casino, ok? Adesso la chiamo io la polizia. E faccio vedere alla polizia in che condizioni viviamo lì fuori. È crollato tutto il muro e i miei figli sono in pericolo, ok? E lei non capisce proprio un cavolo. Adesso le faccio vedere io. Andiamo dall'altra parte. Ma che cos'è questo macello, boh? Bene, venga da questa parte. Martina, amore, stai tranquilla, che qua c'è la padrona di casa, ok? La signora Ronzisballe. Ma che cosa vivono in questa casa, niente? Ma guardate questi bambini. Ma come si permette a discriminare una famiglia? Ma perché? Ma si guardi intorno, ma non siete dei poveri, ditemi voi, se una famiglia ma che non può vivere in questo modo. Ma che poveri, io stavo già sistemando tutte le cose per il trasloco. Perché, cuoricini, noi la casa la stiamo cercando. E nel frattempo, mamma ti sta riassettando un po' di cose. Stiamo imballando, stiamo togliendo via tante cose che non servono. Ma stavano qui e io vedo solo spazzatura in giro. Ma la spazzatura, perché la sto raccogliendo la spazzatura? Lei vede i sacchi perché sono educata? La spazzatura quello che non serve. Sì, vede questa cosa. Senta, lei è proprio insopportabile, veramente, guardi. Comunque, io le devo far vedere il mondo fuori. Martina, ma non ti preoccupare. Guardi, sta facendo piangere anche la bambina. È lei che la fa piangere. Martina amore, non ti preoccupare. Allora, ragazzi, Leon è ancora troppo piccolo e certe cose non le comprende. Ma Martina, guardate, la sto facendo piangere. Ma io questa qua proprio non la sopporto. Mamma, io questa qua proprio la sopporto. Ti prego, mamma, andiamocene via da questa casa, ora. Amore, stai tranquilla, noi ce ne andremo da questa casa. Ti prometto che troveremo una casa anche 1000 volte più bella di questa, ok? Però al momento io non so dove portarmi. Cuoricini, sono disperata. Mamma mia, ma che patetica, signora, ma la smetta, mamma di, ma io insomma, ma che cosa si piange addosso? Si alzi, faccia qualcosa, la prego, ma che esempio dà a questi bambini? È ridicola lei, è ridicola. Ah, per giunta, sono ridicola io che faccio fatica per questa casa e per mandare sulla famiglia. Lei invece che cosa fa la mattina alla sera? Casa che no, lei non fa proprio un bel cavolo, viene a rompere le scatole a me. Comunque, adesso le faccio vedere il muro là fuori. Venga con me. Venga. Guardi da questa parte che cosa c'è. Guardi che cosa è successo. Guardi. Mi avete rotto il muro, signor, mamma mia, questo è lei che me l'ha rotto, sono i suoi figli. Ma che cosa sta dicendo? Certo,
con i suoi figli. No, ragazzi, io oggi. Allora, ragazzi, scusate, questa è una storia alquanto vera, ok? È tutto vero. Io veramente sto perdendo la pazienza, ok? Poi dicono che le persone impazziscono, ok? Ma cioè, ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Mi rendo conto che sicuramente i suoi figli con le macchinette, con le bici, via ci vanno a sbattere. Certo. Le chiedo i danni. Ma che cosa sta dicendo? E sicuramente i miei figli hanno rotto anche lì sopra nei balconi, no? Guardi che cosa c'è là sopra, guardi. Questo è avanzato il pallone, sicuramente. Ma che sta dicendo? Questa è la casa che si è deteriorata e lei la deve sistemare. Sono state le piogge, è crollato tutto. Lei la deve sistemare immediatamente. La casa è distrutta, tutta distrutta. Io le chiederò i danni, le chiederò assolutamente i danni. È una vergogna. Ma si vergogni lei, si vergogni. Ragazzi, questa è proprio andata. Basta, io adesso lo so che cosa. Intanto adesso lei se ne va. Adesso lei se ne va perché veramente mi ha rotto. Io adesso invece chiamo la polizia. Che cosa fa lei? Mi scusi, che cosa fa lei? Chiamo la polizia e chiedo i danni. Vi faccio vedere come mi avete distrutto casa. Guardi. E io vi chiedo tutti i danni perché voglio fino all'ultimo centesimo. Guardi, lei è fortunata perché io sono una persona per bene, sono, ok? Insomma, perché non mi risulta che lei sia tanto per bene, guardi. Una persona per bene, cioè scusatemi ora, cuoricini, ditemi voi, una persona per bene. Sta facendo piangere i bambini, sta facendo piangere anche i miei figli, se ne vado da questa casa. Ragazzi, allora, bambini, state tranquilli, ok? Non vi preoccupate, adesso la signora non si sbaglia, se ne va e non torna più, ve lo prometto io, non vi preoccupate. Se ne va. Io invece adesso chiamo la polizia, non me ne vado proprio da nessuna parte, assolutamente. Ragazzi, io non so quello che devo fare oggi, io non so davvero quello che devo fare. Sì, mi dà pure botte, ma che botte sono? Ma che botte e botte, lei sta facendo una carezza, lei se le meriterebbe veramente, guardi. Comunque, guardi, faccia quello che vuole, guardi. Sì, esatto, sto chiamando la polizia. Martina! Adesso ci penso io a questa qua. Brenda, fa fare la pipì le scarpe della signora Nancy Sbarber. Pronto, polizia? Sì, pronto. Sì, polizia. Allora, praticamente qua ci sono delle persone dentro casa mia che non se ne vogliono andare. Scusi un attimo. Ma che cos'ha tutto questo bagnato che ho nella gamba? Ma se dove arriva quest'acqua? Ma... Oddio, puzza di mimì, ma che schifo! Brava, Brenda! Io ho fatto tutta la pipì nella gamba, bravissima, amore! Yes, 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 yes! Ma questa qua è pure svenuta! Ora chiamo mamma di... Anzi, gli rubo pure il cellulare. Mamma di! Sì, Martina, che succede? Se n'è andata? Ma che cosa è successo? È caduta! Questa qua è caduta! Ti odio che è successo? Cosa... Martina, ma non se n'è andata! No, ti odio una cosa allora. Praticamente sono riuscita a farla svenire che Brenda gli ha fatto la pipì addosso e gli ho rubato il cellulare, così non può telefonare la polizia. Martina, ma adesso io che cosa faccio con questa svenuta? Dovrò chiamare una tua ambulanza, ma ti rendi conto? Lascia stare. È vero, qua c'è puzza di pipì, ragazzi, ma... No, Martina, ascoltami, noi dobbiamo chiamare la tua ambulanza. Martina, ma che fai con il suo cellulare? Martina, dobbiamo telefonare l'autoambulanza, ok? Intanto la dobbiamo fare portare in ospedale. Poi dopo si vedrà, ok? Pronto? Sì, dovete mandare un'autoambulanza immediatamente a casa Missy, ok? È svenuta una persona, sì, la signora Ronzisballe. Ok, state arrivando, ok, perfetto. Va bene. Mamma mia, ragazzi, stanno arrivando. Adesso se la portano via. Un'ora dopo. Addio. Oh, finalmente, cuoricini, se la sono portata con l'autoambulanza, che caspita! Mamma, spero che questa qua pure ha perso la memoria. Speriamo. Mamma mia, ragazzi, adesso come facciamo? Ma lo vedete, che persona è? Non ci vuole fare stare più qua dentro, ok? Non ci vuole sistemare la casa e noi ce ne dobbiamo andare. Ragazzi, io sono disperata. Mamma mia, Martina, devo trovare una soluzione, aspetta. Fammi riflettere, ok? Ok? E devo chiamare anche papà Santa. 2 ore dopo. Mamma ti, aprite, sono tornata! E stavolta sono arrivata con la polizia! Mi apra subito, mamma ti, apra! Apra questa porta! Polizia, aprite la porta! Cuoricini, iscrivetevi!